possiamo iniziare, grazie. Benvenuti, io sono Italo Nessi, sono il presidente dell'Associazione Medici con l'Africa Como. Abbiamo voluto organizzare questa serata perché l'argomento ci sembrava assolutamente di attualità. I più arguti tra di voi hanno visto che abbiamo una signora, perché il dottor Putoto è dovuto precipitarsi in Sud Sudan. Sapete che sul Sudan ci sono ancora delle sacche di guerriglia e Medici con l'Africa ha degli operatori in sul Sudan, e ho saputo stasera che anche Chiara Mauretti, che è qui con noi, dovrà recarsi in sul Sudan nelle prossime settimane. Per cui siamo dispiaciuti, ma il dottor Puntotto non c'è, ma è ben sostituito da Chiara Ostetrica, che è tornata recentemente dalla Sierra Leone. Ringrazierei innanzitutto il Comune di Como per il patrocinio a questa iniziativa e l'Ordine dei Medici di Como anche per aver patrocinato l'iniziativa. Di fianco a me il dottor Domenico Santoro, che è responsabile dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Sant'Anna. Ringrazio molto il dottor Santoro per essere con noi stasera, ma anche per il lavoro che sta facendo in queste settimane, perché sta facendo incontri a 360 gradi con operatori sanitari e non solo proprio sul tema dell'Ebola. Lavoro spesso nascosto, ma sempre in grande lavoro. Dottor Massimo Penna è qui alla mia sinistra, chirurgo. L'abbiamo chiamato stasera perché era stato in Sierra Leone tutto il mese di maggio a sostituire un altro collega che era rientrato per le ferie, per cui conosce la Sierra Leone, che è uno dei paesi affetti dall'attuale epidemia di Ebola. E poi abbiamo Chiara Mauretti, ostetrica, che ha lavorato a Como anche 7 anni, che è rientrata recentemente dalla Sierra Leone, per cui potrà parlarci direttamente dell'esperienza sul campo. Io non mi dilungo, vi faccio vedere semplicemente 5 punti che dicono sostanzialmente il perché abbiamo voluto organizzare questa serata. Abbiamo distribuito dei dépliant e troverete anche dei bollettini postali che nei prossimi giorni avrete la possibilità di compilare per chi lo desidera. Purtroppo, e sono qui ancora a dire purtroppo perché queste cose le dicevamo già 15 anni fa, stiamo ancora rendendo in carità quello che secondo noi sarebbe dovuto per giustizia, perché finché non cambia il sistema economico-politico di questo mondo, stiamo ancora rendendo in carità quello che dovremmo dare per giustizia. E non mi dilungo, vi faccio vedere 2 cose rapidamente, che sono i motivi per cui abbiamo voluto organizzare questa serata. Ho trovato questa vignetta di Vauro che è un po' forte, diciamo, ma probabilmente parliamo di Ebola perché ci interessa direttamente a causa del contagio, ma noi tutti che abbiamo lavorato in Africa per lungo tempo sappiamo che il problema non è solo l'Ebola. L'Ebola è un problema che si aggiunge ad una situazione già pesante. Le principali cause di mortalità sotto i 5 anni sono queste 3: la malaria, le diarree e le broncopolmoniti, che sono patologie sostanzialmente banali, e ci sono milioni di bambini che muoiono a causa di queste malattie. Un altro problema è quello del tumore alla cervice uterina. 270.000 donne muoiono di tumore alla cervice uterina nel mondo, l'85% in paesi a basso medio reddito. Questa è la dottoressa Temerman, che siede nel Comitato per la Salute Riproduttiva. Malattie tropicali neglette che interessano 1 miliardo di persone,
sono queste, non stiamo ad elencarle. E poi ci sono le persone. Io in queste settimane sono sempre impressionato da tutte le statistiche che girano, ma vorrei ricordare qui stasera almeno due persone che sono morte di febbre emorragica. Una, la dottoressa Maria Bonino, nostra collega medico con l'Africa, che è morta di febbre di Marburg, che è una febbre emorragica simile all'Ebola, nel marzo del 2005 in Angola. E l'altro è il dottor Matthew Lukuia, che era il direttore sanitario dell'ospedale St. Mary di Rachor, Gulu, in Uganda, e che è colui che di fatto è riuscito a circoscrivere l'epidemia di Ebola in Uganda. Io sono tornato dall'Uganda 10 giorni fa, ho trovato l'autore di questo libro, che è colui che ha descritto tutta la situazione dell'Ebola in quei giorni lì. Ci sono operatori sanitari africani che ogni giorno, poi lo sentiremo direttamente anche da Massimo e da Chiara, che ogni giorno affrontano questo tipo di patologie, e più di 300 sono già morti. Altro punto sono le distanze. Fa sempre specie sentire parlare di Africa come fosse un tutt'uno. Sono andato a guardare la distanza che c'è da Monrovia, che è la capitale della Liberia, uno dei tre paesi interessati, a Kampala, che è la capitale dell'Uganda, è 4.858 km. La distanza che c'è tra Como e Siracusa è 1.512 km. Per cui ci sono delle distanze enormi. In Uganda all'aeroporto fanno i controlli per l'Ebola, qui da noi poco e male. Questa è l'Africa occidentale, giusto per far vedere la zona di cui stiamo parlando. I paesi interessati principalmente sono la Liberia, la Guinea e la Sierra Leone, e sono questi tre. Ultimo punto, poi lo dirà meglio il dottor Santoro più avanti. L'Ebola esiste dal 1976, potete vedere l'ultima riga in basso. La prima epidemia di Ebola si è sviluppata nell'attuale Repubblica Democratica del Congo, vicino appunto al fiume Ebola, da lì il nome. Si sono succedute varie epidemie. Noi eravamo presenti con mia moglie in Uganda nel 2000, dove c'è stata la maggiore epidemia di Ebola in quel paese. Da ultimo, alcuni dati della Sierra Leone, li potete leggere tranquillamente. Un medico ogni 50.000 persone, una mortalità inferiore ai 5 anni molto elevata, una mortalità materna ancora più elevata. Questi sono i dati di confronto con i nostri paesi. La mortalità sotto i 5 anni in Italia è 4 su 1000, vedete che in Sierra Leone è 182 su 1000. Questa è la mortalità materna, e abbiamo delle cifre che non sono nemmeno confrontabili. Questa era la sintesi per far capire i motivi per cui abbiamo voluto organizzare questa serata. Non mi dilungo ulteriormente e lascio la parola al dottor Santoro. Grazie. Assistente di Sara, che è stato gentilissimo, eccolo qua. Grazie. Okay. Allora, grazie a Italo, grazie ai colleghi e a chi ha organizzato questa serata. Vi dico subito che sono forse la persona meno adatta per rispetto alle testimonianze che sono qui rappresentate e che a mio parere sono per me un esempio di come venga vissuta la propria professione, il proprio rapporto interpersonale in una zona come l'Africa e soprattutto in una zona come l'Africa occidentale, in questo periodo dove abbiamo a che fare con una grave epidemia. Il mio contributo è quello di un medico che cerca di gestire al meglio, quantomeno nell'ambito di una rete,
operativa che è stata organizzata a livello della nostra regione e anche qui a livello della nostra città per affrontare in maniera più opportuna, più adatta questo tipo di epidemia. La mia presentazione è divisa in tre parti, una parte di carattere epidemiologico, una parte di carattere brevemente clinica e una anche prospettica per quanto attiene gli aspetti sanitari. Questa è l'immagine che credo tutti ormai conosciate, questo virus che fa parte del filovirus anche per questo suo aspetto. E queste sono il gruppo delle cosiddette febbre emorragiche. Dormessi ha già fatto un riferimento a due esempi di cui una persona, una collega deceduta per febbre di Marburg, una febbre che insieme ad altre può determinare una condizione di complicazioni che portano ad eventi emorragici di organi nobili fino alla morte del paziente stesso. Non ho più un puntatore, comunque la caratteristica è che spesso molti di questi virus che sono diffusi in tutto il mondo hanno una serbatoio che frequentemente non per tutti è identificato negli animali. Questo passaggio dal mondo animale al mondo umano può avvenire per una serie di motivazioni, ma sentiremo meglio le testimonianze delle persone che hanno lavorato in queste zone. Sicuramente animali delle foreste, in particolare per il virus Ebola, oggi è stato identificato come potenziale serbatoio il pipistrello cosiddetto della frutta, cioè un tipo di pipistrello che si nutre di frutta e che ha possibilità di avere contatti con altri animali più vicini all'essere umano. Forse metodiche di disboscamento, forse possibilità di maggiore diciamo nomadismo di alcune popolazioni potrebbero avere determinato l'innesto, il detonatore dell'inizio di questo tipo di epidemia. È stata citata anche la dengue, per esempio patologia che vediamo forse più proveniente dall'estremo oriente, ma non solo in essa, in qualche caso mi è capitato, in qualche turista ricoverato anche nel reparto che dirigo, con una sintomatologia per fortuna non grave, che può avere anche caratteristiche emorragiche, e che è rappresentata da questa infezione virale trasmessa appunto attraverso una puntura di una zanzara. È già stato detto come le epidemie da malattia da virus Ebola non sono una novità. La prima è stata appunto descritta nella Repubblica Democratica del Congo nel 1976, ma sono oggi già 25, anzi se dovessimo contare ancora l'ultima, la Repubblica Democratica del Congo, da poco chiusa come Ebola Free, sarebbero già la 26esima epidemia. Allora che cosa è cambiato? Come mai questo grande interesse dopo 38 anni che questa infezione con grande tasso di letalità, quindi col numero di morti in base al numero dei casi affetti, che è stimato secondo gli organismi internazionali di salute pubblica dal 50 al 90%. Pensiamo che il linfoma ha un'attesa di sopravvivenza, parlo di una malattia non infettiva, anche del 30% di mortalità, del 70% di sopravvivenza a 5 anni. Penso al quadro delle setticemie che possono avere un tasso di letalità intorno al 30%, penso al tetano che è una malattia gravissima, per fortuna rara, che può avere un tasso di letalità che va dal 30 al 50%. Ritorno all'Ebola e devo ricordare che ha un tasso di letalità potenziale dal 50 al 90%, quindi una malattia di una gravità estrema che ha determinato soprattutto nell'ultima epidemia ancora in corso il maggior numero di casi in tutta la storia epidemica di questa infezione nel continente africano. E allora come mai? La diapositiva che Italo ha presentato forse era con la vignetta di Vauro o comunque con altre immagini che ci ha fatto vedere, forse non credo per egoismo ma qualche volta per anestesia, diciamo le epidemie precedenti hanno avuto un interessamento diciamo autocontenitivo soprattutto in alcune zone. Questo potrebbe essere una spiegazione da una parte, senza nessun intento cinico, di
diciamo, non diffusione del processo di contagiosità, a differenza di questa ultima epidemia che sta incominciando o ha iniziato ad interessare anche grossi centri urbani. Penso a Monrovia, penso a Freetown, penso quindi a città che sono fortemente abitate. E questo verosimilmente ha fatto scattare quel senso di allarme e di paura che si è diffuso un po' in tutto il mondo. Va da sé che anche un solo caso di vita umana risparmiato e guadagnato vede i sanitari impegnati e non solo essi. Ma questo per spiegare anche, o interpretare, forse sbagliando, anche del come mai dopo 38 anni stiamo a parlare di questa grave patologia e non prima. La malattia, come ho già anticipato, è una malattia molto grave che interessa l'uomo, passando anche dai primati, dalle scimmie superiori. Abbiamo detto che l'ospite iniziale può essere, secondo molti autori, il pipistrello della frutta. Vi è questo passaggio quindi dagli animali all'uomo, fenomeno che tra l'altro era già noto nella biologia infettiva. Per esempio ricordo il caso ormai da tutti conosciuto, il caso della diffusione dell'AIDS, dove un virus di origine animale, il virus della scimmia, dell'immunodepressione della scimmia, l'S IV, che ha sicuramente determinato una mutazione, un adattamento all'uomo stesso e ha determinato poi quel po' di epidemia con 35 milioni di persone viventi in tutto il mondo e 19 in Africa. Penso a una malattia apparentemente meno grave come può essere l'influenza stagionale, di cui alcune forme virali del virus influenzale sono anche per meccanismi di riadattamento nello stesso essere parassitato, possono provenire da virus di origine animale e anche di origine umana. Ecco quindi che il virus Ebola è riuscito in qualche modo ad entrare nel circuito umano e a diffondersi attraverso le ferite, ma anche, forse anche attraverso la pelle integra, alcuni esempi tendono purtroppo a dimostrarlo, sicuramente attraverso il contatto con sangue, con fluidi corporei, come le feci, la saliva, le urine, il liquido seminale. Il liquido seminale è stato dimostrato essere fattibile, soprattutto per un caso di trasmissione di una febbre emorragica da lassa, in cui una persona in convalescenza nel rapporto sessuale che ha avuto con la propria partner ha determinato poi l'infezione in un periodo superiore ai cosiddetti 21 giorni, che sono considerati canonici per quanto attiene l'incubazione di questa infezione. Allora, sicuramente una penetrazione molto facile, con un contatto diretto, non aerea, questo direi che è un dato molto importante, altrimenti sarebbe veramente una situazione ancora più importante, più grave. L'altra cosa direi è legata anche agli aspetti culturali, che poi sentirò meglio dai colleghi che hanno lavorato, che lavorano tuttora nelle zone epidemiche, soprattutto l'aspetto culturale delle cerimonie funebri, che richiama magari anche la nostra società particolarmente del passato, con esposizioni delle salme per il lavaggio, per la preparazione, per le cerimonie funebri, anche il contatto fisico per la preparazione della salma stessa. In questo caso, proprio l'ultimo, proveniente anche dalla Guinea, nel Mali, credo fosse un imam, almeno per quanto attiene i bollettini internazionali, che è stato trasportato nel paese, in un paese limitrofo appunto, e ha determinato una diffusione in alcuni focolai epidemici, in alcuni nuclei familiari. Questo è avvenuto anche in altre condizioni, in altri passaggi, attraverso la diffusione di questo tipo di epidemia. Quindi un tasso di letalità molto elevata, una casistica con un tasso di letalità che va dal 55 al 36%, l'ultimo rapporto che ho potuto scaricare dell'OMS di ieri, ho fatto un rapporto, siamo intorno al 35%, però questi dati bisogna prenderli col beneficio di inventario, perché molte popolazioni magari decedono anche per questa malattia, ma non sappiamo esattamente com'è la situazione. Devo dire che all'inizio della insorgenza dell'epidemia eravamo a un tasso di letalità nettamente più elevato, forse è un dato molto semplice, molto modesto, un dato grezzo, però probabilmente c'è uno sforzo, c'è un maggiore contenimento di questa epidemia, almeno rispetto all'outcome della mortalità.
Questi sono i pipistrelli presi da una grotta dell'Uganda, che sono stati considerati serbatoio, ma anche se ripeto non è ancora del tutto sicuro, ma molto probabile che siano diciamo il punto di partenza di questa epidemia. Qui molto rapidamente è descritto il ciclo di passaggio, alla sinistra i primi animali secondo l'immagine dei CDC, del Center Disease of Control di Atalanta, e l'altra cosa, ecco, nella parte sempre della colonna sinistra, i cinque tipi di virus che sono la causa della, dell'infezione da, da Ebola. Il virus Ebola, che una volta era chiamato anche Zaire, il virus Sudan, il Thai Forest, il Bundibugyo virus e il Reston virus. L'ultimo non è considerato patogeno per l'essere umano. Un laboratorista si era tagliato, ferito, mentre faceva l'autopsia, una scimmia morta invece da questo virus, sembra che non risulti essersi infettato. Il più grave è il virus Ebola, che è quello che attualmente sta determinando l'epidemia nei paesi dell'Africa occidentale. Il passaggio successivo avviene attraverso gli animali più vicini all'uomo, daini, scimmie soprattutto, e poi l'ingresso nel circuito umano e poi la circolazione attraverso il rapporto interumano. I dati che da una parte non servono per tranquillizzare, ma servono semplicemente per conoscere: l'Ebola non si trasmette attraverso l'aria, l'acqua, il cibo. Il virus, pur essendo gravato, gravante, un tasso di letalità così alto, ha una fragilità considerata da, insomma, da una fonte autorevole come il CDC, ha una fragilità nell'ambiente esterno, in un ciclo ipoclorito, che è un classico candeggina, che è un classico virulicida, anche la luce solare, l'asciugatura, riscaldamento anche della temperatura è in grado di ucciderlo. La superficie superficie esposte sembra piuttosto breve, ma non è così certo. Ho trovato anche dei lavori in cui dicono che può anche resistere anche in condizioni ambientali favorevoli, che possono essere riparo alla luce, ambienti un po' più umidi. E allora qui vi faccio brevemente una carrellata della storia di questa epidemia. 23 marzo 2014, il ministro della salute, scusate qualche diapositiva in inglese, ma semplicemente per un copia e incolla, molti li ho riportati poi in italiano, e ha ritenuto, ha descritto il primo, l'insorgenza di questa, dei primi casi, soprattutto nella zona del sud-est della Guinea, che poi tra l'altro è quella proprio vicina anche alla Liberia e poi alla Sierra Leone, quindi dichiarando i primi casi di Ebola e i primi casi di mortalità. Successivamente ancora i casi che hanno interessato appunto dalla Guinea la Liberia, con test che poi sono stati confermati anche dal punto di vista laboratoristico, anche addirittura l'Istituto Pasteur a Dakar, e poi purtroppo anche qui evoluzioni anche di tipo infausta. I ministri della salute sono intervenuti nelle province locali per definire, per diagnosticare questo tipo di infezione, ma indubbiamente il controllo non era ancora abbastanza elevato. Qui siamo ancora a marzo per quanto attiene l'insorgenza di questa epidemia, e poi abbiamo qui, diciamo, testimoni di Sierra Leone. Il ministro della salute ha descritto appunto i due probabili casi di malattia da virus Ebola in una famiglia che poi morta in Guinea avevano portato il loro corpo in questi due casi, che poi sono stati rimpatriati in Sierra Leone, probabilmente in questo passaggio, in questa cerimonia, un'ipotesi, ecco, poi certamente è un'ipotesi che formula tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati poi, come dire, sono avvenuti nuovi contagi, nuove possibilità di trasmissione. Altro dato che ha preoccupato è stata la comparsa anche dell'Ebola, della malattia da virus Ebola anche nella Nigeria. Dico anche la Nigeria perché, innanzitutto perché è stata compresa purtroppo nel profilo epidemico della diffusione di questa malattia, che tra l'altro non si era presentata nella storia dell'epidemia da Ebola
nell'Africa occidentale, è sempre stata in altri distretti, è stato giustamente detto come le dimensioni anche chilometriche sono veramente enormi di questo continente. E poi per un altro motivo, la Nigeria ha forti anche collegamenti anche col nostro territorio, anche voli diretti, oggi le distanze non si misurano più in chilometri ma si misurano anche in ore di volo aereo, quindi anche l'attenzione dal punto di vista sanitario anche a questa nazione che poteva, che è stata interessata da questa epidemia è cresciuta, questo per dirvi anche l'attenzione da parte anche delle autorità sanitarie e anche nel mio piccolo, anche nostra, che lavoriamo su questo campo. Devo dire che ancora a luglio i bollettini che arrivavano alla nostra attenzione, noi riceviamo dei bollettini quasi quotidiani, comunque periodici, che sono i bollettini del Ministero della Salute, della Regione e anche quelli che vengono mandati dall'OMS o dai CDC, che danno comunque un'allerta, anche una vigilanza, soprattutto per le epidemie che sono in tutto il mondo. Questo è importante proprio perché, è già stato detto, il mondo un po' è un villaggio globale, quindi la possibilità anche di un contatto con malati che possono provenire da molta distanza è sicuramente oggi più facile. Ecco, quindi qui entriamo nell'ottica di una diffusione. Certamente il discorso poi di prendersi cura delle persone che sono in questa zona non è toccato dalla mia relazione, ma ovviamente lo sarà certamente da parte dei colleghi. E finalmente, dico finalmente perché questo ha fatto scattare diciamo la cascata di tipo preventivo e soprattutto organizzativo, sanitario, la dichiarazione della dottoressa Margaret Chan, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'8 agosto 2014 ha dichiarato in una conferenza stampa che l'Ebola nell'Africa occidentale è uno straordinario evento e costituisce un rischio internazionale per la salute. E da qui sono arrivate a domino tutte le necessità di organizzarsi per l'ipotesi di un accoglimento di cura e di circolazione di questa epidemia in varie parti del mondo. Questi per esempio sono ancora dati, vado via rapidamente perché sono diverse, ne ho tagliate molte, i dati che ancora il 26 agosto vengono trasmessi al Ministero della Salute, 3.000 casi, 1.552 decessi, quindi come vedete sono la metà, e qui la Nigeria è già stata compresa. Ecco, l'altro dato che ha creato un altro allarme è stato il coinvolgimento della Repubblica Democratica del Congo, che non è, c'è anche il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, sono vicini, questa Repubblica Democratica del Congo, un paese che è 7 volte più grande dell'Italia, e ha presentato un'epidemia da malattia da virus Ebola considerata diversa, più tradizionale, tra virgolette, pur con la gravità di tutte le epidemie precedentemente segnalate, ma diversa rispetto all'epidemia che si sta verificando tuttora nell'Africa occidentale. Ciò nonostante è stato ritenuto utile mantenere anche sotto osservazione la popolazione che provenisse da questo territorio. In questo paese soprattutto i casi epidemici si sono presentati nella cosiddetta provincia dell'Equatore, dove tra l'altro si era descritto il primo focolaio epidemico della storia del virus Ebola. Questa è la cartina che ho scaricato dell'Ebola, sulla zona nord-ovest c'è questa provincia dell'Equatore, in questa zona erano presenti focolai epidemici della malattia da virus Ebola. L'altro dato che ha subito aumentato il livello di allarmismo a livello dell'Europa e dell'Italia è stata la segnalazione di un caso di Ebola nel Senegal. In verità il caso era uno studente che veniva dalla Guinea, che poi è tornato a Dakar e hanno fatto la diagnosi di Ebola. Il paziente è guarito, ci sono stati però 67 contatti. Il problema che ha determinato un forte allarmismo anche perché il Senegal ha forti rapporti anche di tipo commerciale, di tipo sociale, soprattutto con l'Africa francofona, con l'Africa francofona e con l'Europa, anche particolarmente la zona francese o del Belgio. Quindi indubbiamente, poi anche perché c'erano voli diretti, soprattutto con
Bruxelles, con Parigi, e quindi l'allarme, che però è stato fortemente contenuto, rientrato molto rapidamente. Probabilmente anche il livello di condizione di controllo, soprattutto nei contatti, a livello sanitario, direi pone su, senza, non conosco direttamente i paesi, il Senegal e la Nigeria credo che abbiano una condizione, una struttura che fosse un po' differente dai tre, principalmente tre paesi, Liberia, Guinea e Sierra Leone, che sono attualmente coinvolti da questo tipo di epidemia. L'altro caso che poi ha destato una grandissima ondata di emotività, noi che viviamo in questo territorio, è stato il caso del missionario proveniente dall'Africa francofona, che è stato ricoverato, rimpatriato il 22 settembre a Madrid e il 25 era già deceduto, quindi molto rapidamente è entrato già asintomatico, una condizione che ha portato rapidamente in tre giorni al decesso questa persona. L'epidemia è stata puntiforme e descritta in vari paesi. Il 30 settembre è stato segnalato il primo caso di Ebola negli Stati Uniti, credo che il nome è stato pubblicato su tutti i giornali, certo il dottor Duncan, che proveniva dalla Liberia e si era imbarcato da Monrovia, in buone condizioni di salute, senza volere biasimare nessuno, si è presentato in un ospedale di Dallas, un ospedale presbiteriano, sembra dai bollettini internazionali che sia stato rimandato a casa, è rientrato dopo due giorni e poi successivamente è morto. Questo ha creato, innanzitutto per il decesso del paziente, ma anche per una serie di persone che si sono esposte anche al contatto nel momento in cui la persona è stata rinviata al proprio domicilio. In base a quel caso che abbiamo visto ricoverato a Madrid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara il primo caso autoctono di malattia da virus Ebola in Spagna, la famosa infermiera che è stata riportata su tutti i giornali, a cui hanno soppresso anche il cane per motivi presunti preventivi, dove l'infermiera aveva accudito una persona che poi appunto era deceduta. E ha dichiarato nelle interviste che ha fatto, sono contento che sia guarita innanzitutto, ha dichiarato che proprio nel momento della svestizione da parte dei dispositivi di protezione individuale si è creata forse la criticità che noi tutti operatori credo abbiamo già sperimentato nella nostra dinamica operativa. Questi sono i paesi che ha già fatto vedere il dottor Nessi, sotto la cornice rossa i paesi principalmente interessati, Guinea, Liberia, Sierra Leone. In cornice arancione il Mali, che sta presentando qualche caso ma ancora non con caratteristiche tipiche epidemiche, e la Spagna e gli Stati Uniti, con anche a New York è stato un caso importato, comunque sono casi che comunque non hanno determinato condizioni di epidemia, e poi i casi che sono stati considerati Ebola free, Nigeria e Senegal. Ecco quindi, diciamo, le buone notizie, tra virgolette. L'OMS dichiara il 17 ottobre il Senegal libero dall'Ebola. Questo avviene quando non si verificassero più casi dopo 42 giorni dall'ultimo. Il 42 sarebbe il doppio di 21, che è il tempo di incubazione. Quindi questo per una questione di sicurezza per l'eventuale circolazione dell'infezione. Dimmi quando devo interrompere il taglio, perché forse sto dilungandomi troppo. La Nigeria quindi è oggi considerata anch'essa fuori dall'Ebola, lo stesso la Repubblica Democratica del Congo a 21 novembre, e Mali invece ha descritto alcuni casi. Questa è l'ultima, vado via rapido perché non vorrei essere troppo lungo nella mia esposizione. I casi che sono attualmente presenti, secondo la roadmap dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 17.942 casi, di cui 6.388 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la Guinea e la Liberia stanno mostrando una evoluzione meno ingravescente, chiamiamola così, riguardo all'epidemia, diversa dalla condizione di Sierra Leone invece, dove l'epidemia sembra ancora in fase di crescita. E poi l'ultimo caso italiano del medico
che è stato rimpatriato da Sierra Leone, è ricoverato al Lazzaro Spallanzani il 25 novembre. Nella foto a destra, la foto a sinistra c'è la culla per il trasporto in sicurezza dell'ammalato e degli operatori. A destra riconosco due operatori, quello di mezzo non lo conosco, il professor Ippolito in fondo in borghese, il dottor Petrosillo che è il primario di malattie infettive, il primo a sinistra, persone con cui ho avuto piacere in passato anche di collaborare. La comunicazione del Ministro della Salute dice che ci sono condizioni di miglioramento pur essendo in rianimazione da parte di questo paziente. Naturalmente l'augurio e la solidarietà riguardo il collega è massima da parte di tutti. Vado via rapido per dire, cioè è già stato detto come i sintomi della malattia talvolta possono assomigliare anche a sintomi generali che possono evolvere poi nell'ambito di una decina di giorni. Questa cartina che ho ripreso dai CDC fa vedere come la storia della malattia inizia con sintomi molto generici, mal di testa, astenia, dolori muscolari, poi sintomi più generali fino alle fasi, quando si arriva, alle fasi di sanguinamento, di grave compromissione di più organi. Non voglio parlare di eziopatogenesi, soltanto dirvi che nella fase iniziale di questa malattia, perché questa malattia dà questo grave quadro fino alla morte, fino allo shock, determina una cascata reattiva infiammatoria e soprattutto nelle fasi iniziali addirittura inibisce la risposta immunitaria, quarta casella sulla destra secondo un aggiornamento di up to date. Quindi la risposta, diciamo così, di difesa anche da parte dell'organismo è più tardiva, si difende male rispetto a questo tipo di virus. Alcune immagini. E la diagnostica, quella che noi effettuiamo è attraverso l'invio al laboratorio di riferimento, che è il laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano, dove viene eseguita una tecnica con PCR, quindi con isolamento, amplificazione dell'RNA virale, che deve essere comunque ripetuto anche dopo 2-3 giorni, perché inizialmente possiamo anche avere raramente anche dei falsi negativi. È stato già detto come all'inizio la malattia che ha sintomi febbre, semplicemente magari generici, che possono assomigliare anche a malattie differenti, e noi dobbiamo tenere conto anche delle malattie differenziali. Molto spesso i casi che sono stati ricoverati poi erano affetti in Italia da malaria o da altre malattie. Che cosa abbiamo fatto a Como? Visto che nel mio sottotitolo è stato lanciata anche la necessità di parlare di qualcosa, di cosa si fa a Como. Beh, direi che la rete lombarda a me sembra che abbia funzionato nel senso organizzativo. La Regione Lombardia, il dipartimento dedicato, diretto dalla dottoressa Gramegna, ha sicuramente messo insieme gli infettivologi, le direzioni sanitarie, le ASL e anche gli altri ospedali e i medici di famiglia. Quindi ci siamo messi in rete, è stato condiviso una linea guida e soprattutto una procedura che tutti abbiamo affrontato, credo in maniera assolutamente scrupolosa, per innanzitutto per l'ammalato stesso, ma anche per gli altri operatori, che credo sia anche nostro dovere tutelare. Questa, va bene, è semplicemente una foto della circolare, che dice però quattro cose che mi sembrano importanti, proprio per diciamo lo screening che noi facciamo quando un soggetto viene alla nostra attenzione in ospedale, proveniente da zona endemica attraverso quindi le cartine, attraverso i dati dei bollettini internazionali, se il soggetto è stato in contatto con un caso sospetto o confermato di Ebola nelle 3 settimane, 21 giorni di incubazione, precedenti l'insorgenza dei sintomi, se il soggetto è stato ospedalizzato o ha visitato un ospedale nelle 3 settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi, se il soggetto è andato a un funerale o ha avuto contatti con guaritori tradizionali o con animali selvaggi nelle 3 settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi. In caso che il soggetto fosse asintomatico, ha avuto i contatti, viene messo in isolamento nelle malattie infettive. Noi abbiamo un reparto dedicato con 15 letti, con particolari strutture di filtro, oppure se il soggetto è sintomatico, cioè febbrile, e non ha avuto nessun contatto con fonti a rischio, viene lo stesso messo in malattie infettive e si fanno poi le diagnostiche del caso. Se invece il soggetto è sintomatico e ha avuto contatti, noi dobbiamo metterci in comunicazione con l'ospedale Sacco, perché in questo caso
loro escono con le ambulanze dedicate e trasportano, se concordano il caso, il paziente nel reparto di malattie infettive del Sacco, dove appunto c'è un centro di alto riferimento di isolamento e soprattutto anche diagnostico. Questa, va bene, la nostra flowchart, non voglio annoiarvi, semplicemente per dirvi, abbiamo previsto come si possa presentare il paziente nel percorso nel nostro ospedale. Ovviamente sono di tre tipi le presentazioni: la più frequente, che il soggetto si autopresenti, quindi deve essere messo in un percorso separato, non possiamo lasciare un caso sospetto con Ebola in mezzo a una sala d'aspetto con 50 persone, per ovvi motivi. Oppure può essere portato dal 118, dall'Areo, perché è stato chiamato a domicilio, oppure viene inviato dal medico di famiglia. La ASL ha fatto un ottimo lavoro, ha allertato anche tutti i medici di famiglia della provincia di Cuneo. Questo è l'ingresso del nostro reparto. Noi abbiamo stanze con filtri, che qui non sono fotografate, abbiamo la possibilità di avere pressione negativa e filtri EPA. È un ospedale nuovo, quindi è stato già costruito con questi criteri, forse magari nessuno pensava all'Ebola, ma comunque con altri criteri per la non diffusione, la non circolazione dentro l'ambiente ospedaliero di questi virus. Questo poi è la checklist che i nostri infermieri del triage fanno, quindi con le domande, qui non è aggiornatissima, parla ancora la Repubblica Democratica del Congo, comunque diciamo le domande che devono essere fatte al paziente che si presentasse all'attenzione triage. Non l'ho fotografata, ma c'è anche una traduzione in francese e in inglese. Vi risparmio il rischio di trasmissione, vi risparmio i dispositivi di protezione che occupano moltissimo l'attenzione da parte degli operatori, per ovvi motivi, ma anche legittimi direi. Condizioni di raccomandazione di usare molta attenzione, soprattutto nel non riutilizzare i dispositivi, nel cambiarsi i guanti, nel caso di necessità di fare procedure invasive, di farle con la massima sicurezza e di tenere naturalmente i pazienti nell'isolamento. Questo è un caso di un nostro collaboratore che ha, a scopo di esercitazione, si è munita con un livello di tuta e di pieno facciale con filtri per l'eventuale necessità di un soggetto considerato a rischio. Due parole e ho finito, che sono quello che è il futuro e quello che è attualmente il presente, sperimentale. Oggi non c'è una terapia nel mondo di tipo specifica contro questa infezione, però devo dire, per quello che ho potuto leggere, non solo su riviste scientifiche, ma anche su report anche sanitari, mi è sembrato che l'outcome favorevole sia più frequente nei soggetti ovviamente più giovani, pur affetti da Ebola, e soprattutto se la diagnosi è fatta molto precocemente, nei primi giorni, quando la malattia ha già determinato un grande danno, ma questo vale per tutte le malattie, anche infettive, a livello di più organi, ovviamente il recupero del paziente naturalmente è più limitato. Le terapie non approvate, lo ZMAP che è stato usato nel medico e nell'infermiera che erano stati negli Stati Uniti, che sono anticorpi monoclonali provenienti da topi, poi sono stati elaborati con tecniche cosiddette chimeriche e hanno dato dei risultati apparentemente favorevoli, però sono dati che non sono sufficientemente controllati. Però ovviamente, se anch'io avessi questa malattia col 50% o 90% di mortalità, lo farei sicuramente questo tipo di trattamento. Uso di sieri di pazienti convalescenti, o anche antivirali che hanno usato, il brincidofovir, che è un agente usato per la citomegalovirosi, o altri ancora, il TKM, è un farmaco giapponese che è stato utilizzato, ma i risultati sono quei pochi casi incerti, qualcuno è morto, qualcuno no, insomma, quindi dire che effettivamente funzioni è abbastanza aleatorio. Vaccini, uno lo stanno studiando anche a Pomezia, anche in Italia, sono vaccini ricombinanti che vengono ricombinati con adenovirus, virus del raffreddore per esempio, o anche con virus che fanno un po' da vettore, come un cavallo di Troia, che consente di trasportare alcune proteine come la glicoproteina di superficie del virus Ebola, GP, e questo riesca a determinare nel paziente in cui si inietta questo vaccino una potenziale immunizzazione. L'hanno già usato su alcuni animali, sembra con risultati molto promettenti. Finisco rapidamente questa diapositiva, me l'ha prestata il dottor Rizzardini, che è il primario delle malattie infettive di
del Sacco, che è anche referente col suo gruppo per tutta la regione, e questa diapositiva presenta l'immagine del professor Pio, che è uno studioso del Belgio, che è uno degli scienziati che nel 76 ha scoperto e ha descritto la prima epidemia da virus Ebola, e lui fa una dichiarazione che mi sembra molto confortante, ma non perché interessa solo una zona, perché comunque il pericolo è che ci fosse una propagazione. Dice che l'epidemia è improbabile che determini una pandemia globale. Certo, questo lo si deve soprattutto agli operatori anche che lavorano sul posto. Questa è un'immagine che mi fa piacere presentare quando parliamo di Ebola. Sì, quelli sono i tre paesi colorati che sono purtroppo ancora interessati da Ebola, e il resto non ha regola. Quindi teniamo presenti in questo grande continente, sembra pleonastica questa affermazione, ma talvolta abbiamo assistito anche a fenomeni di discriminazione, ecco, sulla provenienza del continente. Questa è una condizione di morte giornaliera nei paesi africani da Ebola, da altri febbre emorragiche come la Lassa, ma non dimentichiamoci la tubercolosi, le diarree infettive, la malaria e l'AIDS. E l'ultima diapositiva, proprio l'ultima, così un aforisma. Samuel Johnson era uno scrittore, giornalista, vissuto nel 1700, scriveva su questa rivista, che onestamente nel 1700 non ero nato, certamente ve lo garantisco, e diceva appunto, faceva questa dichiarazione che dove non c'è speranza non ci può essere sforzo. Mi è sembrata molto, molto giusta anche per l'Ebola, e soprattutto molto giusta per mettere il cuore di fronte a questa malattia, ma anche il razionale costruttivo per aiutare e per aiutarci a non diffondere questa infezione. Grazie.